Figlioli carissimi, a voi, figli e fratelli dell'Associazione Gesù Nazareno, a voi, figli e fratelli dell'Associazione Giovedì Santo, a voi, figli e fratelli Fogli Amari, a voi, figli e fratelli dei piccoli gruppi, a voi, figli e fratelli della Real Maestranza. Giunga questo mio affettuoso saluto insieme agli auguri di Pasqua. Ho pensato di utilizzare questo bellissimo, straordinario video del caro Lillo Miccichè per farvi rivivere in bianco e nero la settimana che non abbiamo potuto celebrare, la più santa delle settimane dell'anno. Il grigio, questo bianco e nero, ha avvolto la nostra città con questo terribile virus. E noi, da dentro le nostre case, da dentro il nostro cuore, abbiamo continuato ad esserci, a celebrare con la memoria, con la preghiera, con la speranza, questa nostra settimana santa. Il mio saluto va anche a tutta la categoria dei panificatori e al carissimo capitano Garzia. L'anno prossimo toccherà a voi riaccendere in tutti la gioia, la bellezza, l'unità della nostra città nella Settimana Santa. E io, vostro Vescovo, sono e sarò con voi, perché questa nostra città merita la bellezza che tutti voi siete. Allora facciamo scorrere queste immagini, ascoltiamo anche queste canzoni del carissimo sacerdote e cantautore Dorrino Farrugio, mio caro amico, che ci ha accompagnato con le sue musiche nella Via Crucis Collevare in streaming. Ci sentiremo alla fine. Salve Regina, di grazia piena, cuore del Figlio che ci perdona. Salve Regina, Santa Maria, Madre Clemente. Dov'è? Dov'è? Dov'è il mio Dio? Perché? Perché? Perché, Dio mio, non sono più il figlio tuo? Perché non sei più il padre mio? Non sia la notte a incombere, ma il tuo silenzio ancora a vincere nell'ora delle oscure tenebre. Tu solo ancora, ascoltami.
avvincimi, abbracciami, accoglimi, con te. A te consegno l'anima, la vita ed il mio spirito. Mio Dio, ciò che mi hai dato a compiere ora è completo e giunto al termine, fino al respiro estremo ed ultimo. Ho amato ed ora chiamami, avvincimi, abbracciami, accoglimi, con te. A te consegno l'anima, la vita ed il mio mio. Mio Dio. E allora, carissimi figlioli, a tutti voi, in questa domenica del trionfo della vita sulla morte, in questa domenica del trionfo della luce sulle tenebre, giunga a tutti voi la vita di Gesù risorto, la luce del Cristo che vince il buio, che vince le tenebre, l'amore di Dio che vince ogni male. Estirpate dal vostro cuore i virus dell'odio, del rancore, della gelosia, dell'invidia, dell'arroganza, della violenza e date voce e respiro all'amore, alla pace, alla serenità. Sentitevi tutti nel cuore del vostro vescovo. Tutti abbraccio, tutti benedico, voi, le vostre famiglie, la nostra città. Buona Pasqua! E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.